Benvenuti, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Sei velocissima oggi, cosa fai? Un telegramma? Yes! Dove vi portiamo oggi? Oggi vi portiamo alla quinta tappa del nostro tour con Vacanze Leil. Siamo stati in Croazia, Fasano Mago, siamo stati in Italia, Calve e San Vincenzo, e ora andiamo in Francia. Andiamo in Costa Azzurra, esattamente a Le Tournai, che è un campeggio bellissimo in zona Saint-Tropez a Ramatuelle. L'hai detto tutto perfetto, diamogli 10 lode e venite con noi. Roll on your 40s and grab your board. Short board, long board, fish board, boat. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. By the cleanup set, the overhead pumping surf, getting work is part of the. Mi è piaciuto, insomma, la Costa Azzurra è fantastica. Per noi è stata la prima volta e la prima esperienza in questa zona della Francia e devo dire che me ne sono veramente innamorata. I scenari sono stratosferici. Adesso facciamo un giochino a Giulia e gli diciamo: ma ti ricordi come si chiamava la spiaggia dove siamo stati, quella vicino al campeggio? Ramatuelle era la località, ma la spiaggia era la spiaggia di Pampelon. Ah, dove c'erano tutti i signori vestiti di bianco, rinchiusi in un bar, e non potevano uscire dal bar perché sennò si incontravano noi poveri normali. Vabbè, a parte questo, c'era una marea di yacht giganteschi, pure con l'elicottero, con i motoscafi, insomma, ragazzi, è un posto veramente VIP, però nel campeggio dove eravamo noi, ossia quello di Le Tournai di Vacanze Leil, c'è l'opportunità di vivere questa destinazione, tra virgolette, VIP. Che è possibile vivere un po' come abbiamo fatto noi, così insomma alla spicciola, sicuramente non da VIP, in una casetta leggera. Bali di Vacanze Leil. Cosa aveva la casetta Bali? Fantastica, perché aveva due camere, quattro posti letto, sì. Bagno ovviamente con doccia, il WC separato. Sì, ma anche aveva la cucina con la zona soggiornino e poi ovviamente la terrazza caratteristica delle casette Vacanze Leil. Fantastico in questo mattino, fantastico in questo campeggio al mattino andare a prendere le baguette calde, le brioche o meglio i croissant, e vediamo se lo sai dire, il pane di cioccolato, il pain au chocolat. No, pain au chocolat, il Jesuit Capri. Il parco piscina è veramente molto molto bello e vi assicuro che l'acqua è calda. Ho fatto pure io il bagno, che sapete che io sono... una che non va in acqua a meno che l'acqua non abbia 40 gradi. No, l'acqua è riscaldata e tra l'altro penso che sia il parco piscine più bello tra quelli che abbiamo vissuto durante il nostro Vacanze Leil Family Tour, anche se non avete visto ancora la sesta tappa, che è la prossima che vi racconteremo. Grande, c'era il Lazy River dove lasciarsi trasportare dalla corrente, le vasche dove nuotare, gli idromassaggi, lo spray park, gli sci, insomma, non mancava nulla. Poi abbiamo vissuto anche le notti qualche partita dei mondiali, ti ricordi? Assolutamente sì. C'è l'animazione. C'è l'animazione. Che ha fatto divertire i nostri ragazzi in piscina facendo anche una partita di pallamano. A pallanuoto hanno giocato e poi abbiamo esplorato un po' il territorio andando verso Saint-Tropez e girando per queste stradine, arrivando sino al paesino di Ramatuelle, che è uno spettacolo. È veramente bello. Uno spettacolo. Destinazione super consigliata, ho voglia di tornarci. Io sì, perché voglio anche scoprire gli altri paesi, vorrei avere un po' più tempo per esplorare la Costa Azzurra, mi piace bellissimo tanto. Questo scenario tra il mare, vigne infinite, le colline, veramente stupendo. Anche ci sono un paio di castelli che ci siamo persi. Non sono male neanche le ville che si affacciano al mare in questa zona, ma va bene così. Va bene, questa era la quinta tappa del nostro tour con Vacanze Leil. Vi aspettiamo nel prossimo video per la sesta tappa. Ci spostiamo ancora più ad ovest e andiamo a... in Linguadoca Rossiglione a scoprire un altro campeggio Vacanze Leil. Vi aspettiamo nei commenti, suggeriteci cosa potevamo vedere o cosa potremmo vedere al prossimo viaggio in questa zona, se vi è piaciuta o no la Costa Azzurra e se ci siete mai stati. Alla prossima! Ciao ragazzi!